detto un'altra volta, è vero? Non vorrà voltare le spalle al capo? Quello, no, manco paga. Gli avrei dovuto spaccare la testa. Ecco, poi non ti meravigliare se Poli ti propone di sistemarlo. Ralph è un astro in ascesa ormai. Tiene le mani dappertutto. Poli non è mai riuscito a incassare quelle cifre. Ralph ci sa fare. Sì, ma è un cane pazzo. Non c'è da fidarsi. Quello è capacissimo di farti una parte alla Jack Ruby, Tony. Ma perché mi sono messo a prendere a pugni quello stronzo? Vuoi la verità? La cosa mi ha un po' sorpreso. Che c'è? Iniziamo con le prediche, eh? Lui mi ha mancato di rispetto. E ci credo. Non l'hai fatto capomandamento. Ha spappolato il cervello a quella povera ragazza. Sì, sì, certo. Lo so anch'io. È stata una tragedia. Il fatto però, Tony, è che con quella guagliona tu non eri imparentato, non era neanche la tua amante. Ralph è un uomo d'onore, Tony. In fin dei conti, la sua reazione se può capire. Puoi decidere di farlo fuori, oppure di essere gentile. Hai soltanto due possibilità. Io ti suggerirei una cosa tipo delle scuse. Manco morto, mi scuso, cazzo. Dimostra pubblicamente che fra voi corre buon sangue. Che so, puoi dargli una fetta del casinò. Per quello siamo già in società con New York. E non voglio che lui stia vicino a Johnny Sack. E allora, fallo capomandamento. È tutto quello che vuole, lo sai. Ralph ci faretto capomandamento. Deve passare sul mio cadavere. Grazie. A lei? Avete visto prima, sì? La faccia di Tony quando ho rifiutato da bere. Mi offre da bere, ma vaffanculo. Sa benissimo di aver sbagliato con me. Lui è il capo. Può fare quello che vuole. Capo o no, non si devono mai alzare le mani su un uomo d'onore. Joe Moe di Mulberry Street. Stessa identica situazione. Ha preso a pugni quel tizio di Norbergen. E mo' so cazzi amari. Ma certo. Le regole sono regole, altrimenti che si fa? Si arriva all'anarchia. Comunque, come minimo, Tony ti deve delle scuse. Solo per i soldi che gli infilo in tasca con l'edilizia dovrebbe baciarmi i piedi. Beh, che c'è? Pensate che abbia paura di quel rotolo di ciccia? Senza offese. L'avrei capito se fosse stata sua figlia o sua nipote. Ma tutto sto casino per una puttana morta. Forse se la scopava. No. Lui sapeva che te la scopavi tu. Ecco perché, è proprio per questo. Troppi cani intorno a un osso. Sono pure invitato da lui per la festa del ringraziamento con Rosalie. Davvero? Che si fottano lui e il tacchino. Dovrei ficcarglielo in gola a forza.